Amici di Penna e Calamaio, benvenuti qui su Web Live TV e a tenerci compagnia oggi Gianni Bortolaso. Ciao Gianni! Ciao Emanuele, grazie per il nuovo invito e buon pomeriggio a tutti. Allora Gianni, noi partiamo sempre, anche se questa è la nostra chiacchierata, la seconda chiacchierata anzi, però noi siamo sempre, come dire, a ricordare ai nostri amici ascoltatori chi è Gianni, ovviamente scrittore, ma anche Gianni di tutti i giorni, perché noi siamo molto curiosi. Ah, io spaccio vino in giro per il Veneto, sono sempre stato commerciante, ho seguito le impronte di famiglia, prima con un negozio e adesso con questa attività, e vedo e incontro gente tutti i giorni, tutto il giorno, oltre che essere in strada, e questo dà parecchi input anche per scrivere, perché incontrare gente significa vedere il mondo, conoscere il mondo. È verissimo, è sempre uno stimolo sotto ogni punto di vista. Senti, tra l'altro, scrittore, mi incuriosisce molto questo lato di chi fa arte, no? Sotto ogni aspetto, si nasce o si diventa? Io lo sono sempre stato, nel senso che è un gioco che si è protratto nel tempo. Pensa che sono partito da un libro game, che andavo ancora alle medie, cui il libro game, non so se conosci o conoscono. Come no? Ascoltatori. Sì. Hanno fatto tanta storia. Su quelli che in varie pagine puoi decidere la storia come evolve, e io da buon iniziante ho perso tutti i riferimenti ai capitoli, quindi non è venuto fuori nulla neanche per me. Che però è interessante, tra l'altro i famosi libri game hanno poi dato vita ad oggi ad alcune serie TV che hanno un po' ripercorso quello schema, no? Ed è molto interessante questo aspetto, che comunque una cosa che comunque viene dal passato oggi ridiventa moderna grazie alle piattaforme, ecco, vedi Netflix e chi comunque ha investito in serie TV particolari in cui si può scegliere la storia. Se non sbaglio ce n'è una proprio in questo periodo che si chiama, credo, Caleidoscopio, in cui addirittura puoi vedere le puntate non numerate, quindi come capitano, è molto interessante. Ah, ok, non avevo colto questa cosa, no. Andrò a approfondire, non la conosco sinceramente. Sì, è molto, molto interessante. Andrò a approfondire. Uno schema diverso. Sì. Uno schema diverso. Senti, tra l'altro, a proposito di tecnologia, no? Nell'editoria forse un po' meno della musica, però anche qui sta facendo molto, cioè nel senso che i famosi lettori di pub che stanno ormai facendo un po' da padrone, anche se in realtà la carta stampata rimane sempre. Sì, e rimarrà. Stanno tornando, per dirti, hai citato la musica, stanno tornando i vinil, quindi è una cosa che rimarrà, ma non bisogna neanche fossilizzarsi al pensiero che deve rimanere quella, bisogna contrastare. Non è un fatto di contrastare, perché alla fine si stanno raccontando delle storie. Qualsiasi modo, se la storia è buona, va bene qualsiasi piattaforma, secondo me, se è positivo il messaggio o la storia. La storia che si sta raccontando è vero, è vero. E guarda, finisco questa cosa qua, perché è una cosa a cui tengo cioè ogni storia merita la forma anche più adatta ad essere raccontata, nel senso che ci sono storie che vanno bene come film, storie come delle serie, come videogiochi e come libro. Però ultimamente si sta facendo confusione di questa. Io vedo film che sono trame da videogioco e starebbero bene in un videogioco, non in un film. Però c'è tutto questo mescolamento, tentativi forse di accaparrare pubblico che magari si ritiene perso oppure rivolto ad altri libri, sai, allora vengono fuori questi ibridi che spesso deludono. È vero, oggi si tende un po' a fare, come dire, molto crossover, no? tra i vari generi, e anche al contrario, stiamo vedendo ultimamente anche molti videogiochi, videogame, che sono diventati anche serie TV, cioè quindi sì, esatto. Il famoso rovescio della medaglia, no? Anche per cavalcare un po' l'onda.
Sì, l'importante è che poi vengano, come dire, riscritti, adatti per essere rappresentanti in quella forma. Cosa che purtroppo non sempre avviene, ma rimane solo, come dire, l'esca del nome. Si sa che quel nome porta un tot di visualizzazioni o di pubblico e gli basta quello. È un po' pochetto. È vero. Tra l'altro l'abbiamo visto anche recentemente nel Trono di Spade, per esempio, in cui praticamente la trama della serie TV fa un'altra cosa. Cioè Martin ha scritto cose completamente differenti da quello che è in realtà poi la serie, quindi ha percorso proprio una storia completamente differente. L'hanno estromesso e secondo me hanno fatto male, hanno un po' rovinato il finale, però ognuno poi... Tra le sue conclusioni. Assolutamente sì. Senti, ci prendiamo una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo Zitti e Buoni dei Maneskin e poi torniamo. E siamo di nuovo in diretta su Weblet TV, amici di Penne e Calamaio. Siamo con Gianni Bortolaso, abbiamo appena ascoltato i Maneskin, ma noi siamo invece molto curiosi di sapere un po' del tuo ultimo libro, del tuo ultimo lavoro. Sì, è Un accordo stonato di Argento Dorato Editore. E parla di tante cose, in verità, e parla di dark web, e parla di un gruppo di amici un po' in crisi, e parla di facili opportunità, parla di un funerale, perché il tema è un po' questo come concorso, quindi e si svolge, direi, nell'odierno contemporaneo, cioè oggigiorno, nei nostri giorni, perché anche se l'ho scritto prima della pandemia, avevo iniziato a scriverlo prima della pandemia, si colloca proprio nel post pandemia. Infatti si notano molti indizi rimasti come vecchie reliquie nel mondo, ogni tanto salta fuori qualcosa, non siamo più immersi in quella situazione, e però diciamo che la cosa più profonda che ha lasciato, la cicatrice più profonda che ha lasciato è un po' nelle persone, e difatti il protagonista soffre di quella che è una sindrome di isolamento volontario, o l'inizio di una sindrome di isolamento volontario, cosa che oggigiorno è purtroppo si è visto è diciamo una malattia, non so se è corretto chiamarla così, che prende parecchi giovani. Ci tengo molto a parlare di questo argomento perché è sottaciuto ed è sbagliato tacerne. E persone, la sindrome si chiama Hikikomori, sì, è già lontana per, come dire, per etimologia, no, da noi, perché si fa al Giappone e è una parola giapponese, e però ci coinvolge i nostri giovani soprattutto, e è un po' malaugurato profeta, diciamo, che quando l'ho scritto non pensavo che entrasse così forte. Sì, no, è interessante questo che ci hai appena detto, perché si collega molto a quello che oggi invece sembra voler mostrare il social network, cioè nel senso, prendo il social network perché è ormai diventato uno strumento che usiamo tutti, no? Che nasce con l'intento di avvicinarci, ma che in realtà ci ha isolato sempre di più. E quindi spesso e volentieri, specialmente i giovanissimi, ecco, che magari ahimè non sanno magari gestire benissimo, ecco, il vero dal non vero, si ritrovano magari catapultati quasi in un girone infernale, no? Cioè, nel senso, e quindi si ritrovano un po' isolati un po' da tutto e da tutti sotto ogni punto di vista. Beh, la pandemia ha accelerato, no, questo processo, quello che poteva essere letto appunto su un libro magari di fantasia o fantascienza, dir si voglia, è diventato di attualità, perché ci ha avvicinato, oltre che al dark web, dove di solito tendo a parlare, diciamo, basta pensare al computer, l'uso delle app, solo il delivery, cioè voglio dire,
in tutta la popolazione c'è stata un'accelerazione di questo tipo. Il problema è appunto comunque dei ragazzi è proprio che hanno vissuto magari 2 anni reclusi nel momento più importante e quindi ci sono sviluppati quella tendenza di chiusura che in alcuni magari ristagna e progredisce, in altri magari è cambiata con atteggiamenti rivoltosi o più da bully, nel senso di rivolta. E quello che volevo dire, io finisco un po' il discorso nell'ambito, io non sono un psicologo, nel mio libro non trovate soluzioni, cioè nel senso non voglio minimamente solo che pensiate a questo, e vuole però avvicinare al discorso e a questo e altri temi, perché è un po' un ruolo è un ruolo dell'intrattenimento, della narrativa, quello di suscitare una familiarità con determinati problemi, no? Sì. Quello che mi pongo io è quello, cioè leggi di queste cose, ti possono sembrare anche strampalate, però intanto ti avvicini, scopri dei termini, scopri delle cose e si inizia a parlarne. E nella sindrome di Hikikomori è cosa molto importante è quella di non vergognarsi, perché la tendenza è quella, come è stato anche nel passato per altre sì. cose importanti, no? O altre sindrome completamente diverse, dove si tace perché in famiglia c'è questa vergogna, ma bisogna riuscire a capire che c'è questo problema, parlarne con un psicologo, non confondere ovviamente magari quella che è una semplice, come dire, tristezza oppure un momento passeggero da quello che può essere una depressione, quindi prendere bene le misure, però parlarne e contrastarla, perché se si lascia lì può solo fare una cosa, peggiorare. Sono ragazzi che non parlano nemmeno con i loro genitori, stanno dentro la loro stanza, tanto si è visto che si può fare, vivere chiuso dentro una stanza tutta la vita e si fanno portare il cibo oltre la porta, quando i genitori vanno via, aprono la porta, prendono il piatto e poi si chiudono dentro. E lì è un po' tardi. Sì. Concordo pienamente. Ho letto spesso di questo, chiamiamola quasi, è quasi una patologia poi alla fine, nel senso diventa molto impegnativa anche da parte della famiglia ovviamente. Però posso chiederti una cosa sotto questo aspetto. Dal mio punto di vista credo che sia anche un problema di presenza, diciamo, della famiglia, nel senso, non perché la famiglia non vuole essere presente, però spesso e volentieri in Italia, ahimè, notiamo sempre di più una certa ignoranza digitale, no? E quindi dall'altra parte ho come la sensazione che spesso molti genitori non abbiano gli strumenti giusti far utilizzare internet, esatto, far utilizzare internet nel modo giusto, anche perché internet tra l'altro è uno strumento formidabile ma anche molto pericoloso. Sì, i ragazzi comunque credo che lo conoscano meglio, nel senso che secondo me, almeno diciamo di determinate cose che si fanno prendere, credo sappiano distinguere meglio dei genitori che non lo utilizzano. Cioè, voglio dire, è più facile che un cinquantenne riceva un messaggio: clicca questo link perché siamo entrati nella tua banca, che lo faccia un ventenne o uno, cioè di una certa età, giovane, nel senso che riconosce subito che è un tentativo di intromissione, no? E quindi lì è proprio l'approccio, appunto quello che ti dicevo prima, il fatto di avvicinarsi leggendo e informandosi, avere un approccio comunque curioso se non altro e capire poi. Sai, la cosa è molto veloce, sì. E continua a evolversi, non è mai ferma, fai veramente fatica a starci dietro, e per un po' pensi di essere scafato, di poter fare quello che vuoi e un mese dopo magari ti ritrovi che
che sei stato gabbato anche tu, cioè nel senso, parlo anche per me, no? E quindi è anche difficile rimanere al passo, o si tende un po', come dire, a un certo punto dire bene, io conosco, io so, quindi sono a posto. E in questo ambito forse è meglio non ritenersi mai a posto. È vero, è verissimo, concordo pienamente con te. Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevole chiacchierata. Le ultime due domande di rito, sappiamo che ogni scrittore ha sempre qualcosa nel cassetto, no? Se non pronto, ma comunque in lievitazione, diciamo così. Nel cassetto di Gianni che c'è? Ci sono idee e ci sono cose che fermentano, sto prendendo nota, non c'è ancora qualcosa di definitivo, e però sto guardando anche agli avvenimenti, anche No Fry Future, quelle cose lì, sì. E oppure anche gli ultimi avvenimenti che sono accaduti, quando si fermano il traffico, sai, le prendono, e ho in mente sta cosa, quest'idea. Adesso non so se può essere uno spoiler, vabbè, ma io te la dico. Una persona prende, passeggia e si ferma sul posto, così in mezzo alla strada, però non si sa perché, e si siede e blocca tutto. Cosa ha fatto scatenare questa cosa? Cioè, potrebbe venire fuori un 10 pagine, però è quello che mi sta ronzando ultimamente in testa. Diciamo che c'è un germoglio, dai, sta piano piano, sta piano piano nascendo, ecco, l'abbiamo preso proprio all'inizio, però siamo già molto curiosi sotto ogni punto di vista. Senti, invece per il nostro pubblico, ovviamente, che vuole leggerti, ma vuole anche seguirti, come e dove ti trova? E dove trovano i tuoi libri, ovviamente? Un accordo stonato, Argento Dorato Editore, e lo trovate nel sito, anche su Amazon, su altri siti digitali, e Bortolaso Gianni lo trovate su Facebook, oppure il Contastorie come mi ero soprannominato, come mi sono soprannominato in maniera un po' così divertente. E grazie, se seguite qualcosa vi ringrazio già in anticipo. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Gianni, fatelo, perché a Roma diciamo che è gagliardo e tosto, quindi ascoltatelo e condividete il suo lavoro e leggete il suo libro, che sì, è cosa buona e giusta, come si suol dire. Gianni, grazie per averci fatto compagnia. Grazie, grazie. Linea alla regia.